Come funziona questa tecnica? Allora, è semplicemente una stampa a mano. Io utilizzo delle mascherine che sono bene o male materiale che trovo tra le cose di casa o cose che vengono buttate via nell'ufficio. Per esempio pluriball, questo non mi ricordo più cosa conteneva, questa è una semplice rete dei pollai, questa è una tela decorativa per la tavola, pluriball, cartoncino, altre reti. E poi cosa ci fai? Ci faccio diversi lavori, nel senso che li stampo, li utilizzo proprio come delle mascherine. Pertanto riesco a creare diversi disegni, diverse texture in modo da creare degli effetti particolari. La cosa interessante è che questi materiali non nascono per essere stampati, per cui l'idea è proprio di scoprire materiali diversi e utilizzarli poi per creazioni artistiche. Per esempio questo è semplicemente del cartone ondulato che si trova negli imballaggi. Mettiamo ancora un po' di colore. Questi sono inchiostri calcografici però idrosolubili, pertanto non ci si sporca, però poi viene via tutto con l'acqua, non c'è nessun problema, non si usano diluenti, non si usa nessun tipo di solvente per pulirsi. Per cui durante il workshop Onde si imparerà questa tecnica? Sì, si imparerà a stampare quella che viene chiamata stampa sperimentale con materiali non comuni e che ci permettono poi di creare cose completamente diverse. Io per esempio con questi materiali creo parecchie installazioni, libri d'artista o li utilizzo anche per l'illustrazione come sfondi o per creare anche personaggi d'abbigliamento. Qualsiasi cosa, cioè e questa è la mia tecnica, la tecnica che io uso normalmente per lavorare. E durante il workshop le userete per produrre soprattutto queste onde che vediamo qua? Sì, esatto. Quante ne farete? Allora, ce ne saranno ben 12 minimo da dipingere, fronte, e sul retro verrà invece stampato, sempre con la tecnica della mascherina, la H2O che è la sigla chimica dell'acqua. Pertanto io chiedo alle persone di venire perché ci servite per creare questa installazione. Allora Eleonora, grazie, buon lavoro e buona partecipazione. Grazie.